L'ultimo speaker di questa prima sessione è Maria Teresa Carri dell'Università di Roma Tor Vergata, che ci parlerà delle nuove strategie per rimuovere gli aggregati, in particolare quelli protetici, nella SLA. Grazie mille di avermi invitato. Credo che abbiamo tutti fame, quindi cercherò di fare più rapidamente possibile. Vi parlerò ancora di aggregati proteici, ma da un punto di vista diverso. Non tenterò di rimuovere gli aggregati aumentando l'autofagia o rendendo più efficiente il proteasoma. L'idea è di rimuovere gli aggregati, se sono tossici, semplicemente agendo sul processo di aggregazione. Questo vuol dire che bisogna conoscere come si aggregano queste proteine. E questo si sa per la mutazione SOD1, vedete? Noi sappiamo, lo sappiamo da anni, che l'aggregazione di ossidian mutante mediante dalle cisteine, soprattutto la 111, e se riduciamo questi aggregati, che sono cisteino mediati, sappiamo che questi aggregati appartengono anche nei mitocondri delle cellule che esprimono questa proteina mutante. Questi aggregati si accumulano nei mitocondri, nella loro frazione solubile, nei topi durante la loro vita. Quindi vedete, il livello di aggregazione dei mitocondri è molto elevato, e vedete. Con queste proteine abbiamo potuto usare varie strategie per rimuovere gli aggregati che funzionano abbastanza bene. Una strategia è quella di fare una overexpression del glutaredoxina, che vedete, un enzima. La glutaredoxina 1, che è un enzima, può rimuovere la frazione solubile del SOD1 mutante e potrebbe farlo anche nella frazione mitocondriale, perché GRX1 è un enzima mitocondriale, e si possono usare anche altre terapie più efficienti. Non si possono fare delle overespressioni delle proteine nei pazienti, qui bisogna andare a cercare dei farmaci. Un farmaco che funziona abbastanza bene è il cisplatino, che è in grado di dissolvere degli aggregati preformati di SOD1 mutante, quindi è efficace, salvo per la piccola particolarità che è tossico il cisplatino. E c'è qualcosa che non è tossico e che si potrebbe usare con il SOD1 mutante, e cioè aumentare il rapporto del glutatione ridotto a quello ossidato con questa frazione solubile, vedete, del glutatione. È una molecola derivata che può attraversare le membrane, anche quella ematoencefalica. Questa strategia funziona con il SOD1. Il punto è che noi sappiamo che il SOD1 si aggrega solo in una bassa percentuale dei pazienti. Quando abbiamo TDP43 e anche FUS, sappiamo come queste proteine si aggregano. Il professor Barale ha dato delle spiegazioni dell'aggregazione della TDP43. Quando abbiamo cominciato questo lavoro, il suo paper non era ancora uscito. In buona sostanza, entrambe le proteine possono aggregarsi secondo un meccanismo mediato dalla cisteina, perché hanno dei residui di cisteina. Tuttavia, questa distribuzione è molto diversa. Vedete, nella TDP43 le cisteine sono distribuite lungo tutta la struttura. Nelle FUS invece sono aggregate in un unico dominio. Ebbene, e la TDP43, ebbene, è solubile, questa frazione solubile può essere, o meglio, insolubile, può essere solubilizzata con l'NP40. Inoltre, se si induce lo stress ossidativo in colture cellulari che esprimono questa proteina, il livello di aggregazione, il livello di proteina insolubile aumenta. Questo può essere interessante.
interessante nei pazienti in cui non c'è alcun altro stress. Vi potrebbe comunque essere lo stress ossidativo, soprattutto con l'invecchiamento. Questi aggregati si difendono dalla cisteina, abbiamo delle prove chiare. Se passiamo un gel, facciamo una western blot in condizioni di riduzione o non riduzione, cioè se si usa il metacarpone o non lo si usa, abbiamo parti dell'oligomero che possono essere solubilizzate se c'è la riduzione, quindi la cisteina deve essere coinvolta. E vogliamo sottolineare che questo frammento che chiamiamo T86, che è un frammento naturalmente presente, che è una forma più breve di TDP43 che si trova nei pazienti, a quanto pare si aggrega nella sua forma insolubile, non produce oligomeri. Questo non è davvero vero, perché se si taglia questa parte della western e si fa un overexposure se ne trovano molto. Il livello di oligomeri però è più basso di quello che si ottiene con le proteine mutanti o wild type, e questo è interessante perché questa proteina manca del dominio dell'N-terminal, quindi questo sembra essere molto importante per l'oligomerizzazione. Vado molto velocemente con tutti i nostri esperimenti. Abbiamo tentato di mutagenitare dei residui di cisteina singola, abbiamo voluto inibire l'aggregazione piuttosto andando a creare un'overaggregazione della proteina. Abbiamo avuto degli effetti diversi con il T86, con l'isoforma T86. Abbiamo tentato anche di rimuovere la cisteina, i residui di cisteina nel dominio N-terminal, e in questo caso per esempio non c'è un effetto davvero sul processo di aggregazione, salvo che se si mutagenizzano entrambi i sistemi nel dominio N-terminal. E per ultimo, ma non da ultimo, voglio sottolineare che se si passa il gel in condizioni particolari, a quel punto si vedono due cose molto interessanti. Una, anche le forme brevi, di isoforme breve, sono intrappolate in questi aggregati, soprattutto negli oligomeri, e si può capire anche che anche la forma in tutta lunghezza esogena è interessante, è fondamentale per questo processo. Abbiamo voluto capire come questo potesse funzionare con il computer. Voi sapete che al momento non c'è la struttura di tutta la proteina, noi sappiamo che questa proteina è molto disorganizzata, non organizzata, ha tre domini, uno è l'N-terminal con le sue due cisteine, poi abbiamo altri due lobi o domini che più o meno corrispondono alla parte del terminal carbossilico. Questa proteina, vedete, però è comunque non organizzata, disorganizzata, vi sono molti loop, è molto flessibile, questo è forse il motivo per cui è impossibile da cristallizzare, da individuarne la struttura. Questa struttura calcolata però potrebbe essere vera, e vedete come questa proteina si può aggregare, formare dimeri, tetrameri, fibrille, eccetera. E se facciamo questo modeling, questa modellizzazione, questa simulazione, possiamo capire che vi sono almeno due componenti nel processo di aggregazione della TDP43. Innanzitutto, dagli esperimenti di blot in condizioni di riduzione o non riduzione, abbiamo individuato due forme diverse: gli oligomeri, che sono dipendenti dalle cisteine libere e hanno bisogno del dominio dell'N-terminal, questi due residui di cisteina, ma vi sono anche aggregati grossi che non dipendono dalla cisteina. E poi una cosa importante del processo di aggregazione è l'aggregazione idrofobica non specifica, aspecifica. Questa proteina può produrre fibrille molto facilmente, se questo è vero. Quando riduciamo la cisteina, a quel punto dovremo almeno parzialmente dissolvere gli aggregati. E questo è così, infatti. Se aumenta il livello di glutatione ridotto, abbiamo una diminuzione parziale della frazione insolubile, solo parziale, non totale, perché vi sono altri meccanismi in azione. E il FUS si aggrega? Ovviamente sì. Vedete nel citosoma, vedete, questi aggregati possono essere solubilizzati con l'SDS, non con l'NP40.
purtroppo non sono dipendenti dalla cisteina, le cisteine sono bloccate da qualche altra parte in un dominio comunque specifico, quindi non c'è parte di questa proteina che produca oligomeri, e questa è l'interpretazione giusta, ne siamo sicuri, perché se utilizziamo le condizioni di riduzione in questo caso, o riduciamo il glutatione o aumentiamo il livello di glutatione o diminuiamo il livello di glutatione, non c'è praticamente alcuna differenza, quindi possiamo ragionevolmente affermare che l'aggregato qui non ha un meccanismo dipendente dalla cisteina. Allora il punto qual è? Bene, si aggregano in modo diverso, a quel punto hanno le stesse conseguenze all'interno delle cellule, e andrò molto rapidamente, però voglio ricordarvi, come tutti saprete comunque, che il SOD1 mutante può modificare la morfologia mitocondriale modulando due proteine che sono coinvolte nella dinamica mitocondriale, e vedete qui questa diminuisce l'attività dei complessi mitocondriali provocando un deficit energetico, e alcuni ricorderanno che abbiamo dimostrato che l'espressione di SOD1 mutante nelle cellule neuronali può alterare il pattern di RNA messaggero con un'alterazione particolare dei geni coinvolti nell'orientamento degli assoni. E abbiamo la TDP43, ha lo stesso effetto? Sì, innanzitutto, per quanto strano possa sembrare, c'è una piccolissima frazione di TDP43 che si trova anche nei mitocondri. È una frazione piccola, ma c'è. La TDP43 è anche in grado di modificare struttura e morfologia dei mitocondri, e in grado l'overespressione o il wild type della TDP43 o quella mutante sono tutte in grado di modificare il metabolismo energetico. Questo è il tasso di consumo di ossigeno, questi sono i controlli, queste sono le cellule che esprimono la proteina mutante o hanno un overexpression della proteina wild type. Quindi anche la TDP43 è in effetti in grado di modificare la funzione mitocondriale e l'attività mitocondriale. Ovviamente non starò a dirvi che la TDP43 influenza il metabolismo dell'RNA, perché lo sapete, e il FUS, con sorpresa, vedete, il FUS wild type ha una piccola frazione della proteina nei mitocondri, e questo vale anche per una proteina mutante in cellule, in coltura. Al momento non sono in grado di dirvi se questi cambiamenti, questo cambi la funzionalità, meglio, dei mitocondri. Dobbiamo ancora fare degli esperimenti, o meglio, i risultati non sono ancora compresi. Comunque sappiamo che FUS è in grado di modificare il pattern dello splicing ed è coinvolto in molte delle cose che hanno a che fare con il metabolismo dell'RNA. Questo è un paper pubblicato da noi qualche anno fa. Concludo, e sono stata brava come promesso, concludo dicendovi che queste tre proteine SOD1 mutante, TDP43 e FUS condividono alcune proprietà, hanno delle proprietà in comune, formano sia aggregati piccoli che grandi, delocalizzano con alcune proteine localizzate nei mitocondri e vanno ad alterare lo splicing. Comunque, SOD1, gli aggregati di SOD1 sono dipendenti dalla cisteina, si può rimuovere il 100% di questi aggregati andando a incidere sulla cisteina. TDP43 come aggregato dipende solo in parte dalla cisteina, vi sono altri fattori che ne influenzano la presenza, quindi facendo una riduzione si rimuovono solo in parte, e i FUS invece sono totalmente indipendenti dalla cisteina, il che vuol dire che è molto difficile andare a trovare un farmaco che possa essere utilizzato. Penso che senza questo tipo di conoscenze non si possa continuare a tentare di semplificare qualcosa che comunque funzioni in tutte le forme di SLA, anche quella sporadica. E ovviamente anch'io devo ringraziare quelli che negli anni hanno lavorato con noi su vari aspetti dello studio, e poi ringrazio anche tutti voi per l'attenzione. Thank you very-
Grazie Maria Teresa per la sua bella presentazione. Chiediamo in sala se ci sono commenti o domande. Allora, Maria Teresa, posso chiederti una cosa circa la localizzazione dei mitocondri e le proteine partner, per così dire, un'idea di dove sono, se sono importanti, se non lo sono, se sono nella membrana interna, nella matrice? No, non ho nessun indizio per dare una risposta. So che ci sono state molte discussioni per alcune di esse, diciamo, è meglio aspettare e vedere dal punto di vista, diciamo, di correttezza politica. E certamente abbiamo delle frazioni mitocondriali molto pulite, ma non so dove si trovano, la maggior parte probabilmente nello spazio della membrana interna. Può fare un'ipotesi per il TDP43 o per il FUS, qualche funzione particolare nella meostasi mitocondriale? Sì, probabilmente questo è l'effetto diretto o meno, non so, ma certamente TDP43 ha degli effetti molto chiari ed evidenti sui mitocondri. Beh, come al solito, certamente questo è tutto nelle colture cellulari, non sappiamo poi cosa scade in situazioni acute, è ragionevole forse presumere che avremmo un effetto in situazioni anche croniche, non solo sotto stress acuto. Nei pazienti intendo. Ultime due domande, poi si chiude. Io credo che tutti noi combattiamo con la dimensione degli aggregati, quelle delle fibrillari e altre. Quindi si può dire qualcosa per quanto riguarda il danno indotto da ognuno di queste diverse dimensioni? Io credo che nessuno sa bene la risposta alla sua domanda. Posso darvi un'idea, un'opinione da parte mia che onestamente è sostenuta solo in parte da evidenza sperimentale. La mia idea è che i grossi aggregati non sono affatto tossici, possono accumularsi e rimanere lì nei neuroni e in altre cellule e rappresentare solo un sistema di difesa da parte della cellula. Sono convinto che invece piccoli aggregati sono tossici, dimeri molto facilmente trasportabili, che funzionano come un prione e che possono diffondere la malattia più facilmente, cioè una capacità di diffusione, di progressione. E quindi gli oligomeri sono proprio tossici perché sono in grado di diffondere la malattia alle cellule vicinorie. Ma questa è una mia opinione. Un'altra domanda? A Caterina, per favore. No? Sì? Grazie molto per l'ottima presentazione. Tempo di andare a pranzo. Dovremo tornare in sala non più tardi delle 4. Ci sarà un cambio di programma, verranno premiati 5 poster, 5 migliori poster, e avete la possibilità in questo break di vederli qua fuori. Vi invito ad andare a vedere perché sono i progetti che ALIS la sta finanziando, e poi continueremo con il programma scientifico. Buon appetito.